Siamo qui per parlare delle pagelle della Juventus, le pagelle dell'orrore che oggi non sono tanto dell'orrore, lo vedrete anche voi, perché la prestazione della partita, la prestazione di ieri della Juve non è stata negativa, non è stata per nulla negativa, non è stata, diciamo, piena di difetti. C'è qualcosa che non mi è piaciuto, c'è qualcosa che sicuramente non è andato, ma adesso lo vedremo nelle pagelle che ovviamente ho compilato per voi e per il canale. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto e ad attivare la famosa, ormai arcinota, ormai ci fanno i titoloni, sulla campanellina delle notifiche, spunta in modo che ogni volta che esce un video non ve lo perdete. Szczęsny voto 6,5. Perché ho dato 6,5 a Szczęsny in una partita in cui Szczęsny si è bevuto il tè? Perché letteralmente il Cagliari mai pericoloso. Perché una volta che il Cagliari si è affacciato davanti, Szczęsny c'era. C'era, ragazzi, quindi ho voluto dare 6,5. Giocavamo con una difesa che è la solita, tranne De Milano al posto di De Ligt. Quadrado, io ho dato 7, perché Quadrado ieri è stato fantastico in fase offensiva, spingendo sempre di più, e in fase difensiva è stato attento. Certo, alcune volte ha tralasciato alcune cose, però niente di preoccupante, anche perché, ripeto, giocavamo contro una squadra che non è che faceva così tanto gioco, diciamo, veloce. Bonucci e Demiral io ho dato ad entrambi 6, più che altro per una questione politica. Vi spiego. Non abbiamo avuto grandi pericoli e quando, diciamo, ho visto che la Juventus poteva soffrire un pochino dietro, alla fine Bonucci e Demiral hanno sempre comunque fatto muro, quindi non hanno corso grandi pericoli, però quando c'è stata la possibilità di intervenire sono intervenuti con grande mestiere, quindi non ho, oddio, più che grande mestiere oserei dire con grande classe, anche perché Demiral in particolare mi è sembrato molto più aggraziato negli interventi. Bonucci, veramente userei il termine classe, con molta classe. Ma veniamo alla prima nota dolente, che quest'anno secondo me è un po' dolente, perché parliamo di Alessandro, a cui ho dato 5,5. Perché? Perché ho dato 5,5 ad Alessandro? Perché non ha spinto mai in fase, diciamo, offensiva. Sempre comunque Ronaldo e Matuidi. Sempre. Alessandro non si è sovrapposto una volta ieri. Se fosse sovrapposto una volta. Veramente, mai. In fase difensiva la maggior parte dei pericoli del Cagliari li sviluppa sulla destra. Cioè sulla loro fascia destra, e però ovviamente la nostra sinistra. Il problema principale è che alcune volte appare in ritardo in alcune cose, quindi a me Alessandro non è piaciuto. Pjanic, voto 5,5. Ancora Pjanic, stesso difetto che abbiamo detto tante volte. Pjanic fa un lavoro di ordine straordinario, l'abbiamo detto già. Il problema di Pjanic è che non può più fare solo quel lavoro di ordine. Cioè, da uno con le qualità di Pjanic ci aspettiamo tutti qualcosina di più. Non puoi vivere la gara facendo passaggi indietro, passaggi in verticale, passaggi e passaggetti. Ogni tanto qualche piccola verticalizzazione, ogni tanto, dico io, qualche piccola verticalizzazione, falla, che non è peccato, voglio dire. Rabiot, voto 5,5. Rabiot ho dato 5,5 per un motivo molto semplice. Era quasi da 6. Poi sul finire della partita si è dimenticato le marcature, ha cominciato a correre in giro per il campo come un cavallo. Quindi ho voluto dare 5,5. È in crescita Rabiot, quindi non dite Rabiot è un bidone, perché l'avete visto anche voi che dal punto di vista tattico è stato importante, a meno che non abbiate prestato attenzione. Rabiot ieri è stato molto importante dal punto di vista tattico, perché ha gestito da solo la fase difensiva di un centrocampo che vedeva Matuidi in palese difficoltà nel cercare di svariare da tutte le parti. Proprio a Matuidi io ho voluto premiare Matuidi con un 6. Perché ho dato 6 a Matuidi? Perché Matuidi sbaglia tutti i controlli possibili di questo mondo, ma una cosa non mi si può dire mai a Matuidi, che non corre. Matuidi corre, se fai chilometri su quel campo, e alla fine del discorso con squadre che non riescono ad attaccare bene, come il Cagliari, è una cosa giusta correre, perché consente proprio di bloccare le controffensive sul lato, diciamo, della corsa e non sul lato tecnico. Passiamo alla vera nota dolente del giorno, quella che veramente mi sono commuovere, mi sono proprio arrabbiato nel fare la pagella. Ramsey, voto 4,5. Io non so perché Ramsey non sia ancora entrato all'interno delle dinamiche, diciamo, di squadra. Non ho idea del perché ci sia un problema all'interno di Ramsey, ma ogni volta che io vedo giocare Ramsey, io volevo dare anche 5, guarda, vabbè, facciamo che do 5 per la prestazione collettiva, ma io ogni volta che vedo giocare Ramsey vedo un giocatore che non ha idea di cosa fare. Sta lì al centro del sul nucleo di centrocampo aspettando che gli arrivi una palla, non corre,
non scatta, non si propone, non dialoga, no? Viene oscurato costantemente da Ronaldo e Dybala, con i quali non duetta mai. Non lo so che cosa c'ha sto ragazzo che non va. Entra da Glascosta in un'altra posizione, però almeno fa qualcosa. Dybala, voto 7. Ho dato 7 a Dybala nonostante non abbia segnato neanche un gol, perché Dybala si merita il 7. Ieri la maggior parte del gioco è stato creato da Paolo, ragazzi. Vi piaccia o no? Dybala ha fatto una grande partita. Tre quadri di rigore, ha fatto un sacco di lavoro, è andato a giocare da trequartista e non da seconda punta, diciamo praticamente lo dico sempre, diciamolo ancora, faceva la seconda punta, ma in realtà ha fatto il trequartista perché giocava a 40 metri dalla porta. Ronaldo, voto 7,5. Tripletta, prestazione del primo tempo da rivedere, il secondo tempo risorge Ronaldo che fa tripletta in maniera assurda, veramente assurda dal punto di vista della, proprio della fame di Ronaldo, che mi ha dimostrato. Sono entrati Douglas Costa, no, prima Higuain, è entrato Higuain, è entrato Douglas Costa e poi è entrato Emre Can. Higuain ho dato 6, entra e fa gol fortunato, un po' fortunato per un certo modo, però devo dire che è accettabile, noi ci abbiamo tutto, pure il gol a culo. Poi ovviamente Douglas Costa, voto 6, entra e fa assist e addirittura fa una grande incursione su cui secondo me c'era rigore. E poi Emre Can, senza voto, perché Emre Can ha giocato il tempo di cambiarsi il boxer la mattina. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.